cui ci hanno onorato. Ringrazio il gentile pubblico e ringrazio soprattutto i relatori che hanno accettato di venire a portarci la loro esperienza, le loro conoscenze, i loro dati in quello che è un convegno che, come ha già detto Daniele, quest'anno vuole differenziarsi un po' rispetto all'approccio degli anni passati ed avere un carattere un pochino più strutturato, un pochino più scientifico e un po' meno, se vogliamo, divulgativo, emozionale, ma sicuramente molto importante, soprattutto visto il tema trattato, che è quello del cambiamento climatico. Da ormai alcuni anni questo momento che noi abbiamo chiamato da sempre anteprima calici è quello che apre la nostra manifestazione. Ve lo dico a voi. Innanzitutto la buona creanza, buonasera, benvenuto in Canavese. Prima volta in Canavese? La prima volta in Canavese, e volevo dire che è una casualità, perché non esiste, perché altrimenti se la vita è l'arte dell'incontro sarebbe una contraddizione. Se è un'arte c'è una pura intenzione, c'è una volontà, e a volte riesce in cose importanti. Vinicius De Moraes, esatto, l'arte dell'incontro, e volevo dire che se la signora è qui per la sua arte vittoria, non è una casualità, è una volontà ben riuscita, e io sono contento di essere altrettanto in mezzo a voi, di poter rappresentare dal punto di vista nominale la disciplina che mi ha reso noto, che è quella della musica, ma allo stesso tempo vi dico che un'azione armonica come quella che sto osservando oggi e come mi è stata in qualche modo anche raccontata attraverso l'assessorato è una cosa molto bella e ha a che vedere con la musica, così come il Dino del quale che abbiamo citato, la Bebè abbiamo citato, che è un testimone secondo me dell'efficacia dell'armonia, cioè quando il Dino viene a contatto con vibrazioni coerenti. Quando noi parliamo di coerenza, poi dopo in qualche modo gli scienziati che sono stati invitati potranno confermare l'aspetto della coerenza di tutto il sistema, è quello che ci deve stare. Già, siamo parte del suono, cioè quindi il suono è un elemento che noi releghiamo a quello che ascoltiamo, ma noi ascoltiamo solo una piccolissima porzione, perché quando un elettrone gira intorno a un atomo compie una frequenza. Quindi vuol dire che anche la materia che ci sembra silente, in effetti, sta suonando, sta vibrando, e quindi sta suonando. Quindi vuol dire che il suono ha una capacità di linguaggio olistica totale. Quindi come non pensare che il suono possa, in alcune sue forme, trovare una rispondenza in tutto ciò che ci è proprio. Ecco, ci sei. Un applauso a Giuseppe Carlo. Una grande consapevolezza di essere comunità,
porta a